Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio sempre della serie della carriera su WWE 2K19. Ci eravamo lasciati in un episodio che ha cambiato totalmente la nostra storia, perché appunto è venuto Kurt Angle e ci ha informato che da adesso in poi saremo delle superstars dello show di Raw. Quindi uno show che ovviamente rispetto a SmackDown è un po' per quanto riguarda più sull'intrattenimento, ma comunque proviamo a mettercela tutta. Come potete vedere, ho modificato totalmente il personaggio. Ho modificato tutto per quanto riguarda l'aspetto. Le mosse le ho lasciate perché vanno bene quelle che già ci sono. Però l'aspetto del personaggio l'ho modificato completamente. Da come potete vedere, ho messo anche una maschera. Ho messo moltissimi tatuaggi, visto che mi piacciono molto i tatuaggi, e ho messo anche dei pantaloncini, a differenza di prima che avevamo dei pantaloni lunghi. Andiamo direttamente nella carriera e vediamo come va il nostro diciamo il primo approccio per quanto riguarda lo show di Raw. Vi ripeto che a Raw ovviamente è in qualcosa, appunto, del trasferimento di Raw a Raw siamo rimasti scioccati. Gli mancherà competere a SmackDown, ma non vedo l'ora di affrontare nuove sfide. Andiamo direttamente a Raw. Questa era la schermata precedente per quanto riguarda SummerSlam dell'episodio precedente. Quindi andiamo direttamente a Raw, vediamo cosa ci aspetta. Cosa è successo, ovviamente. Vediamo come va. Raw's newest superstar. Beh, io l'avevo messo con la maschera, ma comunque hai fatto davvero passi da gigante nel tuo breve periodo a SmackDown. Thanks, Kurt. I hope there are no hard feelings that I didn't initially sign with you. None whatsoever. We're just lucky to have you here on Raw now. So what's your plan tonight? Allora, ci ha detto, preferisci rilassarti e farti un'idea di come siamo fatti? Non sono arrivato fino a qui per starmene di sparte. No, I guess not. You'll be seeing me out there sooner than you think, and in a very big way. Ok, quindi saliremo sul ring per parlare, presumo. Non credo che ci avremo un match proprio adesso, ma comunque. Io ragazzi l'avevo messo con la maschera, da come si era visto prima, quindi non so perché adesso siamo senza maschera. Spero che siamo con la maschera anche sopra il ring, perché altrimenti dovrei modificarlo, perché ovviamente senza maschera non è carino da vedere. Questa intanto è tutta la squadra di The Miz. We are gathered here tonight for a very special occasion. Ok, siamo nel centesimo episodio del Miz TV, nella TV di The Miz. That's right. This is the 100th episode of Miz TV. When my hand goes up, your mouth goes. Quando alza la mano, chiudete la bocca. Questa è una delle frasi che dice molto The Miz. Do you know the kind of blood, sweat and tears that go into making a production like this week in and week out? No, you don't. Because you've never made one episode. Vabbè, qua dice solo che è lui che si merita tutto, ovviamente. I put together a special documentary. Ha creato un documentario speciale che vi permetterà di rivedere e di rivivere in 10 minuti tutti i momenti più incredibili offerti da questa serie. Spegnete i cellulari e i dispositivi elettronici e buon divertimento. E adesso entriamo noi. Sì. Questo sarà il nostro debutto a Raw. Però perché siamo senza maschera di nuovo? Io lo vorrei con la maschera. Non dirmi che la maschera la metti solo quando c'è il match. Ok, vediamo cosa facciamo. Fai un promo su The Miz o attacca The Miz? Io farei un promo su The Miz. Non voglio attaccarlo, è uno che mi fa simpatico, The Miz. Perché attaccarlo? Ok, facciamo un promo su The Miz. What the hell do you think you're doing? Come osi interrompere i festeggiamenti per il centesimo episodio?
I'll tell you what I'm doing. I'm saving these people from having to endure. Sono qui per salvare il pubblico da questo tour de force della noia e per dar loro qualcosa che valga la pena da guardare. Mentre ti stappo dalle mani il tuo titolo da campione intercontinentale. E posso assicurarti che ci vorrà molto meno di 10 minuti. Are you insane? Or maybe you've just been inhaling so many fumes from your piece of trash. L'esalazione di quel furgone scassato con cui vai in giro devono averti dato alla testa se pensi di poter interrompere la mia celebrazione. You're scared I'll beat you so bad that Miz TV will be canceled before it makes it to episode 101? Vabbè, qua adesso gli stiamo dicendo che forse lui ha paura di noi. Se è arrivato da poco e non ci siamo neanche presentati come si deve. Io sono The Miz. Come saprai, e questa è la mia splendida moglie, Maryse. Per non parlare della Miss Tourage, Curtis e Bo. Venite a dire ciao al nuovo arrivato. Beh, appunto, non sarà un ciao. Qualcuno che venga ad aiutarci? No, ovviamente, perché ancora siamo ancora i primi, cioè non... Settimana successiva, vediamo cosa succede. Settimana successiva parte con Elias. Hello, I am Elias. I've got one question for everyone here tonight. Vabbè, questo se seguite la WWE. Who wants to walk with Elias? Se seguite la WWE già sapete come va. Now, cosa, da, cosa andrà a dire. Who wants to walk with Elias? Chi sta con Elias? Un novellino è arrivato e è sfidato The Miz. When I say WWE, I am referring to the WWE that stands for. E subito imparato che non ti scherza con il fuoco in WWE. Elias. We got a new guy here named Buzz. Vabbè, qua c'è adesso ci canta una canzone. Questo forse me la taglierò, Allora, adesso siamo entrati noi con la maschera. Sta maschera a volte la lasciamo in camerina, a volte no, quindi. Okay, I think I speak for everyone here when I say we've heard just. Allora, penso di poter parlare a nome di tutti i presenti quando dico che ne abbiamo avuto abbastanza. Chiamo The Miz o sfida Elias. Cosa facciamo? Chiamiamo The Miz. Sfidiamo Elias. Intanto, certo. Durante un concerto pensi che la voce del cantante non suoni esattamente come sul disco? Beh, non è il tuo caso, Elias. Sei stato fastidioso di persona quanto in diretta di tv. I just realized I don't think WWE stands for walk with Elias. No, I think it actually stands for we want earplugs. Comunque la traduzione ovviamente era diversa. But can you back it up? Well, as a matter of fact, I can. And since apparently The Miz is too much of a coward, The Miz ha paura di affrontarmi, che ne dici di combattere qui e ora uno contro uno? Go one on one right here tonight. Beh, io direi che potrebbe essere un bel match, dai. I don't know about that, but we're going to have Buzz versus Elias right now. Ok, quindi ragazzi, avremo il primo match a Raw che sarà contro Elias. Don't change that channel. We have e da quello che si è visto c'è anche The Miz come manager. Io spero che avremo anche questa maschera, perché appunto non so perché prima non me l'ha fatta vedere e dopo sì. Comunque, dopo l'episodio, quando sarò che non registro, vedrò come poter se c'è qualche errore nel di come ho fatto il personaggio, ma non credo perché poi l'ho copiato, quindi andiamo direttamente al match, vediamo come andrà. Non credo che ci
ci siano problemi, spero. Possiamo anche saltare perché intanto non si sente l'audio, perché ovviamente sto registrando direttamente da PlayStation 4, non sto non ho altri apparecchi al gatto o altri. Ok, da quello che si poteva capire, The Miz è a bordo del ring, quindi può darsi che anche dia una mano. Il nostro obiettivo per ora non è quello di vincere, è quello di portare sempre la salute di Elias sul rosso. E stiamo prendendo tutto, quindi per ora non ci preoccupiamo più di tanto. Gets him with a kick. Vediamo come possiamo migliorare un po'. Come vedete ho aggiunto diverse cose, ho aggiunto anche dei tatuaggi che ovviamente a me piacciono molto. Casomai ditemi nei commenti se volete vedere qualche cosa in particolare, se vorrete che cambi qualcosa. Ok, le nuove cose che non ho cambiato sono le mosse, perché credo che potrebbero andare tranquillamente. Non so se mettere ancora alcune mosse diverse o meno, perché mi ricordo che per esempio non ho mosse volanti, che sono quelle che io vorrei utilizzare un po' di più. Ho cambiato anche, ragazzi, la mossa payback. Non quella sul giallo che vedete in basso a sinistra, ma quella sul rosso che è quella dietro. Cioè ho messo la possibilità, in caso si attivasse appunto quella rossa, di poter andare a chiamare qualcuno che ci possa aiutare. Quindi in caso io andassi a attivare quella modalità, quello payback appunto, verrà proprio qualcuno da direttamente dallo spogliatoio che ovviamente cercherà di distrarre il nostro avversario. Intanto, come avete visto, The Miz ha cercato di distrarci. Ce la stiamo facendo comunque. Lui ha una mossa payback che credo che è quella del colpo basso. Intanto io ho una mossa una mossa speciale. Già subito non l'ho visto. Okay. The Miz sta prendendo un'arma, l'ho visto che stava prendendo un'arma. Cerchiamo di recuperare un po' di energia e... Ok, abbiamo fatto la mossa speciale. Adesso, la salute di Elias è sul rosso, colpiamolo e vediamo cosa ci farà vedere. Credo che The Miz faccia la sua. Ah, gli sta dando la chitarra. Vai. Bella. Bella questa sequenza, è stata bellissima. Dai, fammi vincere, dai. Uno, due, dai. Okay. Beh, diciamo che anche a lui gli abbiamo fregato l'idea, perché ovviamente abbiamo utilizzato la chitarra di Elias a nostro vantaggio. Credo che ci sia. Ok, si è finito così. Allora ragazzi, questa è la settimana successiva, quindi non ci ha detto assolutamente niente di nuovo, ci ha fatto vedere solo qualche
ci ha fatto vedere, dicevo, qualche una scena dove c'era anche Sasha Banks, ma comunque adesso è un'altra settimana. Direi che per questo episodio può essere anche tutto. Abbiamo fatto il nostro debutto a Raw. Vi ricordo di lasciare un mi piace, di condividere il video se volete e di commentarlo sempre se volete. Ci vediamo al prossimo episodio.